Continuiamo la nostra ultima premiazione che devo dire che è molto importante, perché vogliamo chiamare al presidente della Federazione Italiana Editori e Giornalisti, il dottor Mario Ciancio, un emblema di questa città che onora molto con la sua professionalità, e quindi adesso vi invito a vedere la sigla. Mario Ciancio Sanfilippo è nato a Catania il 20 maggio 1932. È laureato in giurisprudenza e, sulla scia delle tradizioni familiari, si è sempre occupato di editoria e di agricoltura. Da 40 anni è iscritto all'albo dei giornalisti professionisti e dal 67 è direttore responsabile della Sicilia, il prestigioso quotidiano catanese fondato nel marzo 45. Mario Ciancio Sanfilippo è anche titolare della società Domenico Sanfilippo Editore, editrice del quotidiano La Sicilia e delle società stampatrici. Negli anni 80 ha creato in Sicilia il primo centro stampa in teletrasmissione, che oggi serve numerosi quotidiani nazionali. È anche azionista di riferimento di due emittenti televisive regionali, Teletna e Antenna Sicilia, nonché azionista della Gazzetta del Sud, del Giornale di Sicilia, della Poligrafici Editoriale e della Editalia, società del Poligrafico dello Stato. Mario Ciancio ricopre inoltre prestigiose cariche nazionali nel settore dell'informazione e dell'editoria. Dal 5 giugno scorso è presidente della Federazione Italiana Editori Giornali, della quale per lungo tempo fu componente del Consiglio di Amministrazione e vicepresidente della categoria Giornali Regionali. Dall'89 è anche vicepresidente dell'Agenzia di Stampa, ANSA. Per avere dato un contributo determinante al mondo dell'informazione, la giuria ha deciso di assegnargli il premio Top Sprint. Il direttore del giornale La Sicilia Mario Ciancio, nonché presidente della FIEG, un impegno gravoso, un impegno prestigioso che lo porta sempre fuori, ed è per questo che ci tengo particolarmente a ringraziarlo per averci onorato con la sua presenza qua. Basta. Io devo dire che quando ho preso oggi pomeriggio a Fiumicino il giornale La Sicilia volevo impiccare Sergio Regalbuto, perché ho visto una mia fotografia di 20 anni fa dove ero un ragazzino, mentre oggi ho i capelli bianchi. Comunque lo perdono, perché ho scoperto in lui un Pippo Baudo in erba. Non credevo che fosse così bravo e non credevo che fosse uno spettacolo così importante e così pieno di belle signore. Basta, ho finito. Io di questo la ringrazio, ma ha detto una cosa pericolosa, perché domani le chiedo subito un contratto come presentatore di Teletna Antenna Sicilia. Ma lei sa che le televisioni private e regionali vanno malissimo, quindi sarebbe molto male. Preferisca Tele Monte Carlo. Senta, direttore, i problemi dell'editoria, della pubblicità, con l'ordine battaglie sui freelance, sull'abusivismo, qual è la battaglia più dura che lei, da presidente dell'editore, deve portare avanti? La battaglia più dura non riguarda, cioè sono tante le battaglie dure, ma la più dura di tutte è quella di fare vendere liberamente i giornali in tutta Italia, perché noi ancora abbiamo una legge che ci costringe a vendere tutti i giornali solo nelle edicole, e questa è una legge che in Europa non esiste più e che io mi auguro di far abolire in Italia. Col garante dell'editoria come siamo messi? Benissimo, non facciamo altro che colloquiare e bisticciarci. Senta, direttore, lei lo abbiamo anche sentito nella scheda, ma non c'era bisogno, era solo per poterlo ricordare. Lei, oltre a ricoprire queste cariche prestigiose, è il direttore del quotidiano La Sicilia, ma è anche il maggiore azionista dell'emittente che ci ospita, dell'Etna, di Antenna Sicilia. Ecco, un editore adesso dov'è che deve investire di più? Sui giornali o sulla televisione? Su internet. Un uomo del futuro, avete visto? È sempre sintetico ed evasivo il nostro direttore. Senta, cos'è cambiato nel modo di fare informazione? Spesso si parla di giornalisti, di testate, soprattutto schierate. Quando si parla di testate schierate, è colpa di più degli editori che danno direttive rigide o sono i giornalisti che si lasciano troppo influenzare? Gli editori nei giornali comandano molto poco, comandano i giornalisti, questo come principio. E la colpa è generale, è colpa dei politici, è colpa dei giornalisti, è colpa dei lettori, che continuano a comprare certi giornali. Io temo che lei abbia visto il comitato di redazione in sala e quindi per questo si esprime così. No, sono i miei migliori amici, non ci bisticciamo ogni pomeriggio, ma poi alla fine facciamo sempre pace. Benissimo, grazie, questo è il direttore Mario Ciancio. Grazie. Simpaticissimo Mario Ciancio Sanfilippo, che adesso verrà premiato dall'assessore provinciale della provincia regionale di Catania, dottore
Roberto Lombardo. Eccolo qua. Lei non sa che lui faceva il giornalista prima di diventare così importante? Ma infatti la premiazione non è casuale, abbiamo preso Roberto per questo. Vorrei fare parlare il direttore Ciancio, che saluto, ma davanti a voi, di una cosa che sta a cuore a tutte e due. Io come assessore allo sviluppo economico, lei sa direttore, mi sto occupando della promozione delle arance rosse. So che lei con un vezzo dice di non essere editore ma di essere agricoltore. Siccome anch'io sono agricoltore, ma mi pregio di essere un agricoltore prestato alla politica, uno che vuole promozionare questo nostro prodotto, delle arance rosse deve parlare lei, perché la provincia lo farà con una promozione di 1 miliardo. Ma lei che è l'editore, il presidente degli editori, ne deve parlare stasera ai catanesi. Ma io ne parlo con piacere, perché io non sono un uomo multimediale come Franco Zeffirelli, che è un cittadino del mondo. Io sono un cittadino catanese puro, amo Catania, amo la Zagara, chiedo di essere sepolto in mezzo a Zagara e Gelsomino e così via. Quindi di arance non posso dirle altro che ne mangio 3 al giorno per incrementare il consumo e che mando moltissime cassette ai miei amici e alle mie amiche in Italia. Basterà. Grazie. Direttore. Direttore, ma basterà per promuovere le nostre arance il fatto che le mandi lei? Lei deve cercare delle belle signore per promuovere le arance. E infatti la vitamina C è il segreto della bellezza, no? E della salute. Perfetto. Quindi questa registrazione mandiamola sulle grandi televisioni. Allora, direttore, onde evitare che poi debba essere lei un altro Pippo Baudo, perché mi state rubando il mestiere qui, io mi sono riscoperto stimato da lei, quindi in questa nuova veste di conduttore, quindi non vorrei farmi rubare subito il mestiere. Allora, procediamo subito con la premiazione. Roberto Lombardo consegna l'ippogrifo al direttore Mario Ciancio e ovviamente per il direttore, oltre al vostro applauso, ci sono anche i premi soliti dei nostri sponsor, il magnifico orologio di Oro Giovane, un sector stupendo. Preghiamo il direttore di mettere l'ippogrifo a favore di fotografi che vogliono immortalare questo momento. Poi vedete il set completo della Coca-Cola, un set che comprende telone, la borsa, il telo, la borsa e una radiolina. Poi c'è il quadro del pittore Giancarlo Bonaccorsi e ovviamente c'è anche la targa, il nostro quadro ricordo per l'assessore Roberto Lombardo. Sta parlando di arance il direttore Ciancio, sta facendo promozione alle arance, per cui lo possiamo assoldare alla promozione che sta facendo già la provincia. Come vede, sta propagandando le arance attraverso... E la faccio gratis, naturalmente la faccio gratis. Ma ci mancherebbe. E allora, dopo sprint serve anche a questo. Melba Ruffo si è già prenotata qualche cassa da farsi spedire tranquillamente. E allora, direttore, grazie e grazie a tutti. Grazie.